di là della cornice di un quadro, oltre i volumi della scultura tradizionale. Alla Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano sono in mostra le opere degli artisti del gruppo Continuità. Il gruppo Continuità nasce proprio a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 ed è una risposta in qualche modo al clima dell'epoca. Allora c'erano molti gruppi, l'informale era finito, si ritrovano Arnaldo e Gio Pomodoro, Gastone Novelli, Piero Dorazio e Achille Perilli che avevano già avuto un'esperienza importante con Forma 1, più altri artisti e tutti insieme creano questo gruppo che fa una serie di mostre. Un movimento che raccoglieva personalità diverse ma accomunate dalla stessa intenzione, sorpassare l'arte di rappresentazione. Quando un'opera non raffigura niente, infatti, può permettersi di essere non finita. L'espressione continuità viene coniata da Giulio Carlo Argan, che è il primo dei grandi studiosi che presenta il gruppo, perché nota come questi autori, che peraltro non aderiscono invece alle forme di azzeramento negli stessi anni, c'è Azimuth, quindi con Manzoni, Castellani, Gruppo Zero, eccetera, quindi in qualche modo qual era una fuoriuscita vera e propria dal pittorico. Nel loro caso si tratta di pittura e di scultura, ma l'idea è di non fermarsi alla forma chiusa. I quadri, si può notare in questa mostra, sono sempre tendenzialmente degli all over, cioè potrebbero non finire ai confini naturali dell'opera. Le opere proseguono idealmente fuori dai confini della tela. Sono come una tessitura, una trama di segni che potenzialmente si ripetono all'infinito. Lucio Fontana è considerato, loro lo considerano e noi lo consideriamo con loro, il loro maestro, perché con la sequenza dei fori e poi quella dei tagli dimostra come la superficie pittorica non sia un rettangolo come l'antica finestra della pittura classica entro il quale sta tutto, ma è solo un rettangolo di esperienza oltre il quale si può andare teoricamente. Cioè, di nuovo il punto cruciale è il quadro non finisce ai suoi confini. Se nel caso della pittura il senso di continuità si raggiunge cancellando i bordi dell'opera, nel caso della scultura i volumi si appiattiscono sviluppandosi su due dimensioni. L'idea è trovare un punto in cui la scultura sia letta soprattutto per i suoi aspetti di superficie, cioè non come volume che crea una massa nello spazio, quindi una forma tendenzialmente circolare che noi dobbiamo leggere circolarmente, ma invece come una superficie a rilievo molto articolato. Nel caso di Consagra questa diventa poi la cifra di tutta la sua vita, il caso di Pomodoro è evidente in tutte e due, nel questo modo di lavorare le superfici con una sequenza di segni iterativi, nel caso di Arnaldo Pomodoro invece con queste fluenze continue che danno un senso quasi di liquidità, nel caso di Gio Pomodoro.